Aspetta, si comincia. Dunque, mancava una teoria a quelle che abbiamo visto la volta scorsa come supporto specifico alle ricerche interculturali. Abbiamo visto interazionismo simbolico ed etnometodologia. La terza teoria che io ritengo utile per questo tipo di ricerche è legata ai cultural studies, che voi dovreste ricordare, non so se avete fatto sociologia della comunicazione con me, ma con chiunque l'avete fatta, dovreste ricordare che c'è a un certo punto su qualsiasi manuale di comunicazione un capitoletto sui cultural studies. Sono quegli studi avviati in Inghilterra, intorno al centro studi di Birmingham, un rappresentante importante è Stuart Hall, spero che ve lo ricordiate, se non ve lo ricordate ve lo ricordo io, studi che hanno una serie di caratteristiche molto interessanti, diciamo se stessi facendo una lezione di comunicazione approfondirei molto, qui dobbiamo abbreviare. Però diciamo nascono da un approccio sostanzialmente marxista, perché nascono da un approccio legato alla visione di Gramsci sul concetto di egemonia culturale. Ora Gramsci la usava nei quaderni dal carcere, nelle sue riflessioni, nei suoi studi in carcere, in funzione diciamo di una riscossa politica in Italia, rispetto ovviamente all'epoca del fascismo. E lui sostanzialmente diceva non si può soltanto lottare politicamente, bisogna lottare anche culturalmente, cioè bisogna avere l'egemonia culturale, perché non è soltanto una questione di spada che ferisce e di conquistare delle posizioni politiche, ma si tratta di conquistare gli animi, insomma, il consenso, la mente delle persone, e questo lo può fare solo la cultura. Questa è una regola vera in assoluto, che è vera in antropologia, vera in sociologia. Se vi ricordate in sociologia, per esempio, Talcott Parsons, il famoso schemetto Agile che tutti gli studenti si imparano a memoria, alla fine su quale sezione dello schema si fonda? Sulla sezione cultura. La latenza, no? Vi ricordate Agile, L latenza. La latenza che cos'è? È un nome non felicissimo per descrivere la cultura con anche i suoi aspetti inconsci, perché ci sono degli aspetti della cultura che noi abbiamo radicati dentro, tipo quello se ti serve il cervello di scimmia fritto, vomiti. Se vomito vuol dire che c'è qualcosa di fisico che un modello culturale può muovere, no? Lo dicevamo, un modello culturale può muovere qualcosa di profondo, talmente profondo da essere fisico, e quindi qui l'inconscio è coinvolto. Allora Parsons diceva una società si regge su tutta una serie di caselle, politica, economia, eccetera, ma sostanzialmente i piedi sono d'argilla se non sono culturali e ben affondati per terra, cioè il consenso sociale e deve essere qualcosa che ti coinvolge anche di pancia, di cuore, insomma, no? Perché se no non si, quindi non so, infatti sempre ci sono simboliche, la patria, la bandiera, l'inno, no? Cioè cose che smuovono dentro, sempre nelle, diciamo, nei modi di affermare una cultura e di dire noi siamo questa cultura, ci sono sempre degli elementi emotivi, no? Ecco. Allora, ritornando, Gramsci fondava questo concetto di egemonia culturale con questa qualità che vi ho detto, e gli studiosi inglesi del centro di Birmingham lo riprendono questo concetto, in qualche modo lo stravolgono completamente, lo decontestualizzano, cioè non è un concetto che ha a che fare con la lotta politica, non è un concetto che ha a che fare col marxismo, sono sì studiosi che si pongono, diciamo così, tra virgolette a sinistra, sapete che in Inghilterra quello che è, nel senso che studiano poi culture popolari, e quindi in questo senso, però non è che c'è
un disegno politico, un disegno ideologico. Prendono questo concetto, lo estrapolano proprio da quei testi lì, dal corpus di testi di Gramsci, e lo usano in un modo completamente diverso. Gramsci alludeva a un'egemonia su tutta la società, no? L'egemonia culturale il Partito Comunista la doveva avere su tutta la società, per conquistare tutta la società, no? Invece gli studiosi inglesi di Birmingham lo usano riferito a piccole realtà e quindi analizzano piccoli gruppi, le cosiddette subculture, ricercando il tentativo di queste subculture di acquisire egemonia. Chiaramente non è un'egemonia totale di tutta la società, sono piccoli gruppi spesso giovanili, spesso operai, ma non solo, queste ricerche cominciano negli anni 50, quindi spesso operai, ancora c'è poco la figura dello studente, ma insomma giovanile, lavoratori giovani e caratterizzati da quello che dagli anni 50 in poi caratterizza i giovani, e cioè un certo modo di ascoltare la musica, una certa musica particolare, un certo modo di abbigliarsi, certi stili di vita e anche certi tipi di consumismo, tipo acquistare la motocicletta, il giubbotto nero, pensate a quegli anni là, no? I mods e quant'altro. Era la giovane classe operaia dell'Inghilterra di quegli anni e si caratterizzava in questo modo. Queste modalità, dicono questi studiosi, sono concepite per distinguersi da altri gruppi, anche della stessa classe sociale, ma comunque differenti, magari di un'altra città, magari di un'altra musica, magari di un altro tipo di abbigliamento. E quindi che cosa scoprono questi studiosi? Che questi piccoli gruppi, piccoli, medi gruppi, per lo più urbani, non sono questi fenomeni che si attivano in campagna, chiaramente, sono fenomeni tipicamente urbani, no? Nella concentrazione urbana si incontrano, diciamo, i simili fra di loro e si mettono insieme, si aggregano. Ecco, questi fenomeni urbani, appunto, tutti questi segnali, mi vesto così, sento questa musica, compro questa moto, sono segnali di distinzione. Il concetto di distinzione poi lo svilupperà in seguito un sociologo molto importante che è Pierre Bourdieu, proprio in questo senso, mi distingo da, e come mi distingo? Cercando di acquisire una mia egemonia culturale sul contesto sociale in cui vivo e farmi sentire, cioè avere un mio potere. Chiaramente si tratta di poteri limitati, più che altro di contropoteri, perché poi queste modalità, questi stili di vita e di consumo culturale si oppongono a quello generale. Poniamo da noi, non so, contro il Festival di Sanremo, invece di sentire le canzoni del Festival di Sanremo io sento la fusion piuttosto che il punk, piuttosto che... Tra l'altro da questi gruppi poi si svilupperanno i punk, per esempio, no? Poi io adesso non ho seguito ultimamente quali sono il rap, vabbè, è ovvio, non sono esperta di questi gruppi musicali giovanili, però insomma vengono studiati in questo modo, come piccole aggregazioni sociali, cosiddette subculture, ma anche controculture, che creano tutti questi stili di vita specifici per distinguersi e per imporre una loro egemonia. Ora, questo tipo di studi può essere molto utile quando si va a studiare una cultura diversa, perché possiamo ritrovare questi atteggiamenti, naturalmente diversi, in diversi contesti, non ci sarà il giubbotto nero, ci sarà la piuma, non lo so, però questa modalità di espressione è diffusa e la possiamo rintracciare anche in un'altra cultura e spiegare e interpretare in questo senso. Cioè, se noi andiamo a studiare un'altra comunità, una cultura diversa dalla nostra, e troviamo all'interno, riusciamo a distinguere delle subculture con caratteristiche di questo tipo, abbigliamento, musica, modi di vita, linguaggio, gergo, parole, no? Che si distinguono dagli altri, beh, gli possiamo dare un significato. Per esempio, questi qui stanno tentando una sorta di scalata sociale, è un tentativo di avviare una mobilità sociale.
è un tentativo di imporre, di proporre, più che imporre, proporre la propria cultura in un contesto in cui invece c'è una cultura egemone e dominante, per esempio quella dei mass media, per esempio quella più conformista, insomma, che condivide tutta la società. Ecco, quindi i cultural studies sono un buono strumento per studiare le altre culture. Domanda? È un gruppo di stesso. È sempre un'accezione negativa, però mi chiedo... Negativa di chi ha questa accezione? No, non diciamo, necessariamente... La cultura poi dominante. Ah, certo. Infatti... La cultura è sempre vista in accezione negativa. Certo, perché propone un'alternativa. Di negativo, cioè di male, non so. Certo, però, certo. Mi chiedo, ci sono delle subculture, quasi per esempio comunque della subcultura in pop, soprattutto negli Stati Uniti, a New York, nei primi anni del 2000, che in qualche modo è quasi sembrata una cultura dominante perché si è vissuta a tal punto in cui c'era una diffusione della musica e dello stile di vita che non era secondo me più considerabile solo ed esclusivamente una subcultura. Quindi in quel caso, cioè quando si parte da essere una minoranza e poi si è appresa proprio sulla società anche che era considerata dominante, che cosa succede, cioè, nelle dinamiche dello studio? Allora, che cosa succede? Innanzitutto, il fenomeno hip hop non è stato diverso dagli altri fenomeni, ma è stato più veloce, cioè ci ha messo meno tempo a diffondersi, quindi tu te ne sei accorta, per dire, no? Ma tutti questi fenomeni hanno questo movimento, diciamo, questa evoluzione, perché? Come funziona? Diciamo, è un po' la legge, la dinamica del mutamento culturale. Anzi, diciamo proprio del mutamento sociale, perché molto spesso il mutamento sociale avviene prima nella cultura, molto spesso. Esempio, voi siete giovani, comunque in Italia c'è stato un periodo negli anni 70 in cui sono state fatte le lotte per il divorzio e per l'aborto, no? Due modalità, diciamo, della moderna democrazia che più o meno stanno in tutti i paesi e che segnalano il fatto che si è più moderni, va bene? Prima che ci fossero le lotte, seguite poi dalle leggi, c'era già una cultura diffusa di divorzi e d'aborto, cioè di coppie che si separavano e che non sopportavano più il matrimonio e volevano questo strumento di liberarsi, per liberarsi del coniuge, diciamo, e anche pratiche diffuse d'aborto terribili, clandestine, con morti di donne, eccetera. Quindi prima nella cultura è avvenuto, tra l'altro questi sono due modelli tipicamente culturali, però che avevano un'incidenza nella società, tant'è vero che erano vietati e erano reati. Adesso la Chiesa se ne è uscita che i divorziati sono accettati, no? Figuriamoci, siamo nel 2012, cioè queste volte che mi riferisco sono degli anni 70, comunque diciamo lo Stato l'ha riconosciuto appunto negli anni 70. Però prima c'era stata una sensibilità collettiva, quindi un modello culturale che non reggeva più, che era il modello culturale, diciamo, agricolo, dell'Italia agricola, dell'Italia campagna, dell'Italia fascista ovviamente, le donne, i figli, la famiglia, tutte quelle storie lì. Ma questo modello si era sgretolato, la gente nella vita quotidiana non riuscivano più i matrimoni a stare insieme più di tanto, e capitavano gravidanze indesiderate che non venivano più accettate perché non c'erano i soldi, perché non c'era la volontà, eccetera. Quindi il mutamento culturale, adesso torno, dunque il mutamento culturale che è fondamentale per questo motivo che ho detto, perché poi incide proprio sul sociale, sui rapporti sociali, avviene in questo modo, c'è una cultura egemone, dominante, va bene? Per esempio la cultura secondo cui non si deve divorziare, ok. A un certo punto questa cultura comincia ad avere delle falle, a non coprire più i bisogni dei cittadini. Allora che succede? Si cominciano a creare prima degli individui insoddisfatti che dicono a me questa cultura non mi risolve più i problemi di vita, cioè la cultura che cos'è? È un insieme di strumenti che ti risolvono i problemi di vita, insomma non è mica altro, l'ho detto alla prima lezione, non è alta cultura, è modo di vivere.
Se funziona io vivo bene, se non funziona io vivo male. Allora, a un certo punto nella società cominciano insoddisfazioni prima individuali, poi di gruppo. Movimento femminista, gruppi di donne, c'erano i gruppi di self-help che si aiutavano vicendevolmente. Tutto un insieme di subculture che mano a mano crescevano e proponevano un modello alternativo che diceva no, la donna deve essere libera, deve decidere lei, no, non deve decidere il marito, no, non deve decidere il prete, no, non deve decidere il politico, deve decidere solo la donna, se vuole un figlio non lo vuole perché è lei poi che lo deve crescere. Ecco. Questo concetto che era negato nella cultura egemone comincia a serpeggiare nelle subculture, finché non diventa talmente dirompente anche con fenomeni sociali, socioculturali, cioè manifestazioni di piazza, rivolte, cose varie, tutta una serie di movimenti, per cui poi alla fine la cultura egemone è costretta ad accoglierlo perché il braccio di ferro è diventato impossibile. Bisogna recuperare tutte quelle masse, diciamo, che sono sfuggite al controllo, perché poi la cultura quando funziona funge anche da controllo sociale, cioè controllo che tutto vada bene, no? C'è l'ordine sociale. E allora bisogna trovare il braccio di ferro, non si può più fare, non siamo in Siria. E quindi che faccio? Te faccio la legge. Vuoi la legge? Vabbè, te la faccio, magari contrattiamo su come deve essere la legge. Tu cedi qualcosa, io cedo qualche cosa, però insomma la legge la devo fare, un po' come sta succedendo, è successo sulla questione del testamento biologico. A un certo punto individui insoddisfatti, gruppi insoddisfatti, movimenti, oggi anche media, perché all'epoca per esempio non c'era media, cioè tu facevi la manifestazione, non è che tornavi a casa e al TG c'eri, adesso sì, quindi è completamente diverso. Quella sul testamento biologico è bastato poco, si accelerano i tempi perché con i media si accelerano i tempi ed è così che cambia la cultura, cioè, quindi sono gli individui e i piccoli gruppi, quella che in storia si chiama l'histoire événementielle, no? Rispetto alla storia di lunga durata, quello, individui e piccoli gruppi creano delle fratture, delle cesure, delle crisi, diciamo, delle destrutturazioni dell'ordine culturale e quindi anche sociale, finché poi a un certo punto la società si riassesta, si destruttura e poi si ristruttura con un'altra modalità. Quest'altra modalità, per esempio, ha incluso la possibilità di divorziare e la possibilità di abortire. E la società poi va avanti, poi ci sarà una nuova crisi. Questo è il mutamento, cioè siamo arrivati dal primordi della storia ad oggi, in questo modo. Quindi tu dici l'hip hop si è diffuso, è che si è diffuso subito, perché anche il resto si è diffuso. Se ci fate caso, se voi, certo ora si vede di più appunto grazie ai media, però anche un tempo, non so, Elvis Presley fu una cosa dirompente. Il drogato che fa le corse notturne in macchina e muore il giovane, come dire, che era il giovane Werther, no? Di Goethe, cioè il giovane disperato, emotivo, che si ammazza per le strade, per la droga, eccetera. Era chiaramente un tabù per una società che anche a quell'epoca era contadina sostanzialmente, no? Usciamo dagli anni 40. Elvis Presley ha fatto questo, perché poi queste subculture possono avere un elemento individuale fortemente, per esempio, ecco, vi faccio un esempio, sempre con una cosa simile, Jovanotti, come si chiama quello lì? A un certo punto lui andò al Festival di Sanremo, mi pare, insomma andò in una situazione mediatica molto forte per la società. E disse, mo non mi ricordo se era abbassa togli il debito. Cancella il debito. Ora, questa cosa di cancella il debito già nella società c'era come esigenza, come sensibilità, come subculture, per esempio le ONG, no? Che lavoravano per questo, volevano questo, si erano create tutta una serie, diciamo, di paletti subculturali che volevano questo, però ancora non era emerso, magari se leggi la rivista specializzata o se sei un attivista lo sai, ma se no nell'opinione pubblica non sai. Lui è andato lì e l'ha detto, la cosa
cosa è esplosa. E poi si è anche fatto, insomma, adesso non ho seguito bene la questione, però si è anche fatto. Quindi, diciamo, queste cose che sono prima latenti, poi piano piano diventano sempre più visibili, se poi c'hai un personaggio pubblico, e infatti vengono usati così i personaggi pubblici, che lancia pubblicamente attraverso i media, la cosa esplode. A comunicazione dovreste averlo fatto, è il modello della Noelle Neumann, la Noelle Neumann, ma che avete fatto a comunicazione? Non l'avete fatta con me? Con Katia Scannalini? Ah, non c'era Noelle Neumann? Ho capito. Della comunicazione? Non era previsto Noelle Neumann. Vabbè, Noelle Neumann è una fantastica che riprende il concetto di maggioranza silenziosa che c'è ai tempi miei, no? Tutti stanno zitti, c'è la Democrazia Cristiana, nessuno dice niente, tutti stanno chiusi e andiamo così avanti perpetuamente. Era un po' quello che dicevamo con Robert Merton, il razzista che dentro non lo è, ma si adegua e mette il cartello perché lo fanno tutti, no? Il conformismo, il concetto di maggioranza silenziosa. Però dice la Neumann, questa maggioranza silenziosa, apparentemente inamovibile, vi ricordate il tempo di Berlusconi? Cioè, sembrava che non se ne poteva proprio uscire, tutti così, addio, oddio mio, così, no? Sembra che no. Poi però, in realtà, sono fragili, queste fragili vent'anni, però insomma, ti rendi conto che basta un niente, come è bastato un niente lì? Ecco, Neumann dice la mente, insomma, la nostra mente funziona così a livello delle opinioni che ci creiamo, no? Ecco, come il razzista che non lo è in realtà e fa finta per buon vivere, così tutti fanno finché non succede qualche cosa che improvvisamente tutti si scoprono a pensare una cosa diversa. Perché se pensi una cosa diversa ti vergogni, perché se pensi una cosa diversa è faticoso difenderla. In fondo sono coraggiosi quelli che pensando una cosa diversa la propongono nella società, infatti di solito sono i giovani perché i vecchi poi si rompono le scatole, insomma è tipico, no, della giovinezza avere, almeno poi c'è anche il fatto che il vecchio conosce tutte le illusioni in cui si può cadere e dice vabbè sì, cioè, vabbè vai avanti che io... Invece il giovane ancora non lo sa che poi ci saranno le possibili delusioni, le cadute, i fallimenti, eccetera. E comunque è giusto provare, e tante volte vince. Ecco, quindi Noelle Neumann dice, c'è la maggioranza silenziosa, cioè tutti fanno finta di pensare la stessa cosa perché pensano che l'altro lo pensa e perché pensa, beh, se l'altro lo pensa è giusto così. Spesso non abbiamo autostima nei nostri confronti. Però basta un niente che tutti cambiano idea, lei dice. E lo chiama la spirale del silenzio. È bello come termine. È una spirale che si avvita continuamente su se stessa. Vabbè, abbiamo debordato di argomento, però in fondo è il meccanismo di funzionamento della cultura quello di cui abbiamo parlato. E a noi ci serve conoscere queste cose quando andiamo a incontrare un'altra cultura, perché come funziona a noi, funziona pure agli altri. Allora, quando io vado a incontrare un'altra cultura, per esempio, che ti devo dire? La cultura indiana, che poi troverete nel mio libro, quindi vabbè. Io me la immagino tutta in un modo, come mi è stata in qualche modo propinata, come io me la sono procurata. Leggerete la parte in cui parlo della ricerca in India, mo salto lì, ma insomma, così anticipiamo qualche cosa. Io a un certo punto scrivo, non sono io che sto partendo per l'India, è tutta una generazione che sta partendo con me, perché la mia generazione è cresciuta con questo mito dell'India, l'India, figli dei fiori, l'India, l'erba, insomma non si può, vabbè sì, non si può negare, no? L'India, le culture religiose alternative, l'India, la tolleranza, l'India, che ne so. Insomma, tutti quei valori che circolavano nella mia generazione, quindi quando a un certo punto leggerete dico non sono io che parto, parte un'intera generazione, ma questo che vuol dire? Che ho tutta una serie di a priori, tutta una serie di occhiali, no? Poi per me almeno non solo era tutta la mia generazione che partiva, non so, i Beatles in India, cioè
Beatles in India, bah, cioè noi siamo noi degli anni 60, che eravamo adolescenti negli anni 60, con Beatles in India, bah, siamo stati segnati da questa cosa, no? Ma anche che io, essendo, diciamo, un intellettuale, se volete, comunque ho sempre letto molto, e quindi avevo letto Moravia, avevo letto Siddhartha, e avevo letto quello, avevo letto quell'altro, e poi mi ero anche interessata, perché io mi sono occupata molto di religioni, quindi avevo letto Mircea Eliade, insomma, avevo letto tutto. E quindi, diciamo, partendo, io avevo tutta una serie di preconcetti, veri o falsi, non si sa, ma ce l'hai, che venivano dalla mia storia personale, dalla mia storia con la mia, nella mia generazione, perché condividevo ovviamente quella cultura, quella subcultura, e poi tutta la cultura alla quale avevo potuto accedere, tutta la cultura scritta, insomma, tutta la cultura alla quale accedono gli intellettuali, coloro che leggono. E c'era tutto dentro me, quindi io avevo degli occhiali tremendi, insomma, non c'era. E quindi poi da lì tutta una serie di episodi che appunto questi occhiali si frapponevano fra me e la realtà. Io ne ero conscia, ma che ce potevo fare? Ce l'avevo, cioè non è che ti puoi tagliare la testa e dire scordo tutto il passato, non lo puoi fare. Lo so, ce l'ho questi occhiali. E mo vediamo che succede quando l'aereo atterra e io mi trovo di fronte alla vera India. La vera India non si saprà mai qual è, non perché è India, ma qualsiasi cosa non si sa mai quando è. Però quello che c'è in questo momento con me, che ho questa età e questa esperienza, quella che avevo in quel momento, è quello che mi ritroverò davanti. E quello è nuovo, insomma. E perché sono arrivata a tutto questo? Vabbè, perché questa è la funzione della cultura. Di darti gli strumenti per sopravvivere, cioè per orientarti, per trovare orientamento nella realtà. Ecco, quindi questo era il cultural studies, questo è un approccio che è molto interessante, questi studiosi, per esempio in Italia Milly Bonanno ha questo approccio, non so se vi è mai capitato, fa dei libri molto belli, lei legge secondo le tecniche dei cultural studies, per esempio, tanti prodotti televisivi, telenovelas, soap operas, di tutto, e li legge con questa lente, cioè cercando di individuare quali sono le subculture rappresentate lì, perché poi la televisione, la fiction rappresenta l'esperienza che noi viviamo, quindi lì poi c'è tutto uno scambio, vabbè. Va bene, allora, abbiamo detto interazionismo, etnometodologia e cultural studies. Abbiamo visto i concetti, abbiamo visto le teorie, mo, diciamo, il ripasso così è finito quasi, però, perché, sintetizzando, riassumendo, tutta questa roba, cioè tutte queste modalità, cosa sono in realtà? Diciamo, c'è un titolo che tiene queste tre teorie tutte insieme, no? Sotto uno stesso cappello, e questo cappello è la costruzione sociale della realtà. Questa forse ve la ricordate da comunicazione, no, vabbè. La costruzione sociale della realtà, il costruttivismo, a volte quando leggete un libro di sociologia trovate costruttivismo, vuol dire questo. E qui vi devo citare anche qualche filosofo, perché da lì viene la costruzione sociale della realtà. Allora, vi cito Husserl, che non è Husserl perché non era inglese, Edmund Husserl, che è uno dei primi a proporre questo concetto, costruzione sociale della realtà. Per lui che cosa vuol dire? Dunque, innanzitutto per lui c'è un'intersoggettività originaria, cioè non è come Hume, no? L'uomo è homo homini lupus, l'individuo, no, qui c'è un senso di collettività originaria un po' alla Durkheim, se vi ricordate il Durkheim delle forme elementari della vita religiosa, quando descrive, non so se ne avete mai, spero, le religioni degli aborigeni australiani, lui parla di una, appunto, intersoggettività originaria, cioè l'uomo è coeso con gli altri uomini in origine, si divide poi dopo con la complessità sociale, differenziazione e stratificazione. Quindi Husserl è di questa idea. Ora, anche Durkheim, quando parlava di questa intersoggettività, parlava di un'intersoggettività sociale, quindi rapporti sociali di questo tipo, ma in realtà anche lui
pensava a qualcosa di più sotto, di inconscio, di culturale profondo, di quasi di emotivo, no quasi, proprio di emotivo. Allora, quando c'è questa intersoggettività che è profonda, allora Husserl dice, la dinamica è quella di costruire, di organizzare gli elementi della coscienza, quelli che leggono la realtà, insomma, in parole povere. Il gruppo, il collettivo, secondo lui, è retto da qualcosa che lega insieme tutti i membri del gruppo e che fa sì che leggano insieme, nello stesso modo, quello che sta succedendo. Ecco, questo è il modo più semplice di dire questa cosa. Quindi abbiamo delle griglie comuni agli altri, che condividono con noi una cultura, un territorio, eccetera, e vediamo le cose come le vedono tutti gli altri perché c'è questo legame sotterraneo tra tutti noi. Okay. Poi abbiamo Heidegger, quindi qui la costruzione sociale della realtà, che vuol dire vedere la realtà attraverso delle griglie mentali, è legata allo stare insieme, va bene? Oh, poi c'è Martin Heidegger. Lui dice una cosa un po' diversa, simile ma diversa, e dice c'è questa intersoggettività, c'è questa lettura contemporanea e simile dei fatti della realtà, ma c'è anche un mondo già dato, o cioè i nostri genitori hanno letto il mondo prima di noi, l'hanno interpretato, l'hanno definito, quindi l'hanno costruito per noi, in questo senso del linguaggio. Quando arrivo io a leggerlo, devo fare i conti con quello che ha letto mio padre, quello che ha interpretato mio padre. Allora, se mio padre ha interpretato che la società, per esempio, non so, ecco, ritorniamo un po' a quegli anni perché si spiegano molte cose, cioè mio padre ha fatto la guerra, è ritornato, ha ricostruito l'Italia, il mondo già dato che io trovo è il mondo di un'Italia che ha avuto un trauma, che è stata ricostruita, ora è in pace e non vuole rotture, e non vuole essere disturbata, insomma, così come erano i nostri genitori, avevano fatto la guerra, avevano ricostruito, finalmente c'era la pace, adesso tutti buoni, nessuno si muova. E invece arrivano i giovani del 68 e dicono, ma de che? Rimettiamo tutto. Quindi c'è il mondo già dato e c'è il mondo che io voglio costruire. Ora, lì in quegli anni fu una cosa molto chiara da vedere, però succede sempre così con tutte le generazioni. E cioè la generazione precedente costruisce un mondo nel senso che dà significato a un mondo e la generazione successiva la rivede questa cosa, tanto o poco, va bene? In un modo o in un altro, con violenza o con pace, però lo fa. Ok, infine abbiamo Simmel che dice praticamente la stessa cosa ma in un altro modo e infatti parla di cultura come, diciamo, l'emergenza di qualcosa di creativo, improvvisamente è come uno sbotto di sangue, uno sbotto di petrolio, sapete quando trovano il petrolio? Ecco, è qualcosa che improvvisamente emerge, però poi sempre si oggettiva. Ed è un po' la stessa cosa, quando ho detto i nostri padri hanno costruito un mondo, noi l'abbiamo trovato e l'abbiamo cambiato, abbiamo trovato un mondo oggettivato. E l'abbiamo scalfito, insomma, abbiamo introdotto delle modificazioni. E Simmel dice la vita, il mondo, la società è questa alternanza, cioè la riproduzione della società è questa alternanza fra questi momenti, è proprio, direi, fisiologico. Infine, un altro studioso, queste, capite, è lo sfondo di quelle tre teorie che abbiamo visto, cioè quelle tre teorie sono possibili con questo sfondo filosofico. L'altro studioso è Gadamer, Hans Georg Gadamer, che forse per noi è il più importante. Lui dice, dunque lui cita, la sua parola chiave è ermeneutica. Ora l'ermeneutica, se qualcuno di voi ha fatto studi religiosi, è una pratica degli studi religiosi che
diciamo, affronta il libro, nel nostro caso la Bibbia, ricercando, diciamo, l'esegesi biblica, no? Quella che caratterizza gli studi sui libri sacri, sulla Bibbia in particolare, cercare di cogliere i significati analizzando attentamente il libro, però anche storicamente, cioè capendo come si sono determinati certi significati, tentando di analizzare sempre più a fondo il libro, certo sulla base dei parametri del libro stesso. Quindi questa è l'ermeneutica, no? Ed è uno studio mai finito, insomma, è uno studio che sempre di più. Allora, lui prende questa parola dagli studi religiosi e dice: conoscere è interpretare, quindi c'è conoscere è ermeneutica, è fare ermeneutica, quindi vivere è fare ermeneutica, perché è sempre interpretazione. Dice, però, che succede? Io mi trovo con nella testa una cultura già data, e la possiamo chiamare pregiudizi. Io ho detto prima a priori, è la stessa cosa, no? Quindi io faccio un lavoro di interpretazione, però questo lavoro di interpretazione è, diciamo, viziato dai pregiudizi che io ho nella mente. Tuttavia questi pregiudizi, alcuni possono essere condizionati in modo, diciamo, inappellabile da questi pregiudizi, ma allora abbiamo a che fare proprio con i conformisti, isti. Normalmente l'individuo in qualche modo si sgancia sempre da questi pregiudizi e la sua interpretazione quindi sarà una negoziazione fra i vecchi significati e i nuovi significati che lui riesce ad attribuire alla realtà. Quindi lui parla di circolo ermeneutico, cioè parto con dei significati, poi incontro una realtà, introduco dei nuovi significati e, diciamo, ci sarà una negoziazione, una trattativa tra tutti questi significati, alla fine uscirà un terzo significato, cioè e così anche di nuovo avanza la cultura. I cambiamenti sociali li dobbiamo spiegare così. Però una conseguenza di questo, storica, si vede subito con Gadamer, e cioè lui dice: sono impossibili le verità assolute. Ed ecco che ci troviamo col famoso relativismo tanto discusso, no? Cioè, in questo modo è chiaro che sono impossibili verità assolute, perché io ho sempre una cultura data nella mente, ho sempre una cultura nuova che produco io, non è che quella data è sbagliata o che la mia è sbagliata, sono giuste tutte e due, nel senso che sono il prodotto sociale, sono il prodotto del movimento culturale. Quindi, diciamo, i punti di vista è un atteggiamento molto pluralistico. I punti di vista sono tutti buoni, sono tutti giusti, perché derivano da un processo culturale che ha un significato, no? Se c'è un punto di vista sulla società, quello va esaminato, accettato in primo luogo, poi esaminato, perché se c'è, un motivo c'è. Non esiste un punto di vista senza un motivo, cioè senza un processo dietro di costruzione di quel punto di vista. Per quanto sia piccolo, per quanto sia piccola la minoranza, il gruppo, eccetera, studiamocelo, vediamo perché fa quel punto di vista. Questo deriva da questa teoria di Gadamer, quindi impossibili le verità assolute. E poi il progresso della conoscenza non è capire sempre meglio qualche cosa, bello questo, ma capire sempre diversamente. Quindi non è che noi sappiamo più, sapete la cosa sulle spalle dei giganti, no? Non è che noi sappiamo sempre meglio dei nostri padri, sempre più dei nostri padri. In un certo senso sì, la scienza accumula, no, certe conoscenze, ma in realtà, se andiamo bene a vedere, sappiamo sempre diversamente, perché poi le conoscenze dei nostri padri erano utili nella loro società. Pensate, non so, all'antica Grecia, cioè che potremmo dire, che noi siamo meglio di Platone, non lo so. Io penso che per quel livello di vita, quel livello di conoscenza era strameglio di quello che ho io adesso. Quindi non possiamo metterci cumulativamente nei confronti di un Platone. Non si può.
Ecco, invece questa cosa è bella, il progresso della conoscenza non è capire meglio, è capire diversamente, ogni volta diversamente. Di nuovo questa idea di pluralità, di accettare la pluralità. E poi, ecco, due cose fondamentali e poi abbiamo finito, ed è, primo, quando due culture si incontrano, lui parla di orizzonti culturali, quando due orizzonti culturali si incontrano, cos'è che scatta? Qual è la dinamica di questo incontro? Lui dice, è il circolo ermeneutico, cioè queste, diciamo, due culture a confronto, ognuna con la sua, con i suoi pregiudizi dentro, diciamo, ognuna con la sua ermeneutica, che reciprocamente si interpretano. E poi vediamo che esce fuori, insomma, magari prevale l'una, magari no, magari si crea una terza cultura, insomma, è sempre una scommessa, è sempre una sfida, non lo sai, non è né acculturazione, né inculturazione, né melting pot, non è, non si sa che cos'è, stiamo a vedere e lavoriamoci dentro, praticamente. E l'altra cosa importante che dice, per noi fondamentale, è che in realtà tutto questo è linguaggio. Cioè, in realtà, sia quello verbale, sia quello non verbale, quando tu incontri uno che appartiene a un'altra cultura, è tutto linguaggio. E quindi, diciamo, vabbè, qui presta un po' il fianco alla critica, dice, vabbè, allora è tutto un gioco linguistico, no? La tipica critica che si fa a Wittgenstein, per esempio, o anche a Schutz sulle province finite di significato, cioè questo discorso che in realtà è tutta una questione di traduzione, poi in pratica, perché quando si incontrano due culture devi tradurre un linguaggio in un altro, può essere una frase, può essere anche un gesto però. Tipico, i tipici gesti di saluto, non so, ci sono alcune culture in cui non puoi toccare. Noi siamo una cultura in cui ci si abbraccia, no? Quando ci si incontra, io bacio persone che dico, ma perché questo me vuole baciare? Bah. Tipo, ciao, sai quelle cose così, no? A volte dico, bah, facciamolo, fanno tutti, eh. Che ti metti lì, ti ribelli, no? Dici, vabbè, accetto, sto sopruso, vabbè. Però ci sono culture in cui il contatto, ecco, per esempio in India io ho dato la mano a qualcuno, sono stata aspramente rimproverata, praticamente ho fatto una profferta oscena dando la mano, cioè la donna bianca non deve dare la mano, orca, ditemelo prima, la mano, cioè piacere, non se può. Ecco, quindi i gesti sono simboli e sono un linguaggio, tu devi tradurre, vai in India, non dare la mano, devi tradurre, no? Devi dare, così si saluta in India, io posso salutare così, se lo fa in Italia ti pigliano per scemo, quindi questo è il significato, l'importanza del linguaggio. Certo non si può ridurre tutto al linguaggio, no? Questo è il riduzionismo, però il linguaggio è fondamentale e poi soprattutto chi deve fare le interviste è fondamentale. Allora, la lezione sul tema